Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Undo the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and run away. La protagonista di oggi ad Atlantide Esplorazioni è l'essere forse più enigmatico mai celebrato dalla letteratura, dalla pittura e dal teatro. Questo è un dipinto del francese Gustave Moreau. Lui è Edipo, lei è la Sfinge come la vedevano i greci, con il corpo di una leonessa, le ali di un'aquila e la testa di una donna. Il quadro è del 1864, cioè quasi 70 anni dopo la spedizione di Napoleone in Egitto. La campagna militare è un disastro, ma è anche l'inizio della scoperta archeologica dell'antico Egitto. Da allora sono passati più di 200 anni, eppure l'enigma della Sfinge di Giza è ancora irrisolto. A differenza di quella greca, la Sfinge di Giza ha il corpo di un leone e la testa di un faraone. È fatta di pietra, ma sembra fatta di carne. È antica almeno 4500 anni, ma potrebbe averne di più. Qualche chiarimento però arriva grazie alla tecnologia e oggi raccontiamo le scoperte più recenti. Egitto, una terra di tesori nascosti, segreti sepolti e misteri antichissimi ancora irrisolti. Forse il più grande di tutti è la Sfinge. Nessuno sa bene chi l'abbia costruita o quando. Il solo fatto che si erga così imponente ci spinge a chiederci chi è. Un enigma che dura da 4500 anni, ma ora la tecnologia ci offre nuovi indizi. Emergono nuove teorie e le ricostruzioni tradizionali vengono messe in discussione. Forse il mistero della Sfinge sta per essere svelato in modo del tutto imprevedibile. Un leone con la testa di faraone. La Sfinge domina la piana di Giza e si erge su questa terra da più di 4500 anni. Rappresenta il più antico e intricato mistero nella storia dell'archeologia. Non sappiamo chi abbia costruito la Sfinge, perché nessuno vi ha lasciato il nome. Per molto tempo, la teoria più accreditata ne ha attribuito la costruzione al faraone Chefren intorno al 2540 a.C. L'avrebbe fatta scolpire a sua immagine da un'unica grande roccia. Nei secoli fu sepolta dalla sabbia e dissotterrata. Ha visto eserciti invasori. È stata oggetto di studio. Napoleone stesso guidò una spedizione. È stata deturpata. Forse addirittura usata come bersaglio. Ma è ancora qui, a sorvegliare le piramidi. Quali indizi permettono di risalire al suo committente? Perché viene identificato col faraone Chefren? Il maggiore indizio su chi abbia costruito la Sfinge è la sua posizione. È infatti adiacente al tempio in valle e alla via che conduce alla piramide di Chefren. Sappiamo che Chefren aveva fatto costruire qui una piramide e un tempio. La strada che li collegava passava accanto alla Sfinge. Inoltre, tempio e Sfinge erano allineati. Questo fa supporre sia stato Chefren a costruirla. Il professor Zai Awas studia la Sfinge da oltre 20 anni. È convinto che sia opera di Chefren. La prova sarebbe l'enorme stele di pietra posta tra le zampe della statua. Nota come la stele del sogno reca iscritta la storia del faraone Tutmosi IV. Il giovane principe venne a cacciare qui. Poi, esausto per il caldo e il sole, si sdraiò e si assopì all'ombra della Sfinge, allora semisepolta. La Sfinge all'epoca era quasi del tutto ricoperta dalla sabbia. Poi Tutmosi IV fece un sogno. La Sfinge, in sogno, gli disse: Tutmosi, figlio mio, sto morendo soffocata dalla sabbia. Se tu mi libererai, ti farò re d'Egitto. Of
Secondo la stele, Tutmosi la liberò dalla sabbia e divenne faraone. Fu sempre lui a far incidere la stele in modo che la leggenda si tramandasse. Ma ciò che davvero interessa agli egittologi è un'altra riga dell'iscrizione. In questo testo in geroglifico sono presenti alcuni segni che compongono il nome Khefren. Anche se parzialmente cancellati, alcuni dei geroglifici che formano il nome Khefren sono chiaramente visibili. Per molti archeologi è la prova indiscutibile che fu lui a far costruire la Sfinge. Zaya Was ritiene di avere altre prove. La strada che porta alla piramide di Khefren ha un canale di drenaggio che scarica nell'area del recinto della Sfinge. Awas sostiene che la strada non sarebbe stata costruita così se la Sfinge si fosse trovata già lì. Gli antichi egizi non avrebbero mai costruito un fosso con la Sfinge qui. Assolutamente. Quindi la Sfinge risale ad un'epoca successiva, quindi a Khefren. Il canale di drenaggio, la posizione della Sfinge in relazione alla piramide di Khefren, il fatto che il suo nome compaia sulla stele. Tutte queste prove sembrano confermare che fu Khefren a costruirla. E per circa due secoli gli egittologi sono stati concordi. Le cose stavano così e lo abbiamo accettato come un dato di fatto. Nessuno ha mai contestato questa attribuzione. Solo negli ultimi anni le cose hanno cominciato a cambiare. Sono emerse nuove teorie, nuove idee, anche al di fuori dell'egittologia. E il dibattito si è infiammato. E se la Sfinge non fosse stata costruita da Khefren? Riconsiderando la teoria prevalente, gli egittologi hanno provato a vedere le somiglianze tra la Sfinge e il suo committente. Era questo il volto del faraone? Fortunatamente, Khefren doveva amare la sua immagine. Esistono infatti 9 statue che lo raffigurano, tutte provenienti dal tempio in valle. A una prima occhiata sembrano somiglianti, ma c'è un'anomalia. In tutte le altre statue, Khefren porta una barba posticcia da cerimonia. Allora perché manca nella sua statua più grande, la Sfinge? C'è una possibile spiegazione. Quando la stele del sogno fu ritrovata nel 1861, gli archeologi rinvennero anche un grande frammento di roccia simile a una barba. Si era semplicemente staccato dal volto. Rimettendo insieme i frammenti, sembra emergere una somiglianza tra la Sfinge e le statue di Khefren, che trova conferma nella stele del sogno. Ma un noto egittologo, Reinhard Stadelmann, non accetta quest'idea. Ritiene che la forma della barba sia estranea al periodo. La barba rinvenuta risale chiaramente al Nuovo Regno. È infatti arrotolata con decorazioni sul lato. Quindi non può essere la barba originale della Sfinge. Stadelmann ritiene che la barba ritrovata non facesse parte della scultura originale, ma sia stata aggiunta più di 1000 anni dopo, all'epoca di Tutmosi IV, a cui risalirebbe anche la stele del sogno. L'egittologo Vasil Dobrev studia la Sfinge dal 1987. Crede che la piccola Sfinge antistante il Museo del Cairo confermi che la barba ritrovata non faceva parte della scultura originale. Qui abbiamo il perfetto esempio di una Sfinge con la barba originale. Infatti, quando fu rimossa, ne rimasero segni evidenti. Con la Sfinge, invece, accade l'esatto contrario. Il mento è perfetto, non vi è traccia di barba, e ciò fa pensare che in origine non ci fosse, altrimenti apparirebbe come questa. Se inizialmente ci fosse stata una barba poi caduta o rimossa, avrebbe lasciato segni o danni evidenti. Questo complica la teoria che attribuisce la Sfinge al faraone Khefren.
Allora come si spiega la stele del sogno che collega esplicitamente la Sfinge a Khafren? Reinhard Stadelmann ha trovato la prova che metterebbe in discussione questa teoria. Tutto parte dall'esame di un'altra stele risalente quasi allo stesso periodo. Questa magnifica stele fu ritrovata circa 100 anni dopo la stele del sogno. Ed è stata del tutto dimenticata. Nessuno ne parla. Eppure era proprio accanto alla Sfinge. E ripete la stessa frase della stele del sogno. Solo che questa parla di Khafren e di Cheope. Cheope è il secondo nome oggi collegato alla Sfinge. Dalla scoperta della stele, l'accostamento tra Khafren e la Sfinge è stato prevalente. Ma questo secondo nome cambia le cose. Cheope, il padre di Khafren, fu un grande faraone. Probabilmente il più grande costruttore dell'antico Egitto. A lui si deve la grande piramide. Forse la Sfinge fu opera sua e non del figlio? Riesaminando le testimonianze, gli egittologi cominciano a riscrivere la storia.